è innocente, credo in lui. Non cerco notorietà, lo aspetterò anche 10 anni. A parlare è Laura Roffo di Bracciano, che di recente ha celebrato il matrimonio nella cappella del carcere di Civitavecchia con Mario Pincarelli, condannato a 21 anni di prigione per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, Roma. Secondo i giudici, Willy è stato brutalmente aggredito da Pincarelli insieme ad altre 3 persone, Francesco Belleggia, condannato definitivamente a 23 anni, e i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, che affronteranno un nuovo processo d'appello e rischiano ora l'ergastolo. È stato un colpo di fulmine per Laura e Mario. Lei lo ha notato nelle immagini dei telegiornali e si è immediatamente innamorata, promettendosi amore eterno. Hanno iniziato con una corrispondenza fitta di lettere impregnate di amore e promesse per il loro futuro insieme, fino a prendere la decisione di sposarsi, e in breve tempo hanno fissato la data delle nozze, il 16 aprile 2024. Una data simbolica, considerato che pochi giorni prima i giudici della Corte di Cassazione avevano confermato la condanna a 21 anni per il futuro sposo. Ma Laura è sicura che supereranno tutto, è solo una questione di tempo, forse di anni, poi saranno finalmente insieme. Il giorno del matrimonio è stato benedetto da un cielo sereno, ma anche accompagnato da insulti e fischi da parte dei parenti verso i giornalisti che erano arrivati all'ingresso del carcere di Borgata Aurelia per fotografare la sposa. Laura, avvolta in un abito rosa antico con paillette, ha coperto il volto con un foulard nero mentre varcava il cancello della casa circondariale. Ad attenderla c'era lui, il suo amore, conosciuto in TV. Solo pochi minuti e Laura è diventata la signora Pincarelli. Il legale di Mario Pincarelli, l'avvocato Loredana Mazzenga, ha fatto da testimone alle nozze. La ragazza è innamorata, di altro non abbiamo discusso. È assolutamente convinta della scelta e per quanto mi riguarda sono lieta di ricoprire questo ruolo, sulle orme del mio maestro Giuseppe Madia, che fece sposare Renato Vallanzasca, il noto bandito della mala milanese. Il mio assistito ha più volte rivolto un pensiero per la vittima, Willy, per Laura non posso parlare. Riguardo alla questione sulle motivazioni che portano una giovane donna a sposare un uomo coinvolto in un episodio di violenza, pur credendolo innocente e non intervenuto per difendere Willy, la risposta è: con la sposa non ne ho parlato. Abbiamo discusso solo di temi giudiziari che ho trattato con sensibilità, specialmente nei confronti della vittima. Ma chi è Laura Roffo per Pincarelli? Laura è originaria di Bracciano e lavora come commessa. Mario Pincarelli, uno dei 4 giovani coinvolti nel brutale omicidio di Willy Monteiro Duarte nella piazza di Colleferro nel 2020. La loro storia d'amore inizia proprio in quel tragico momento, quando Laura rimane affascinata da Mario, un operaio edile con una passione per il karate, tatuaggi visibili ovunque, una lacrima tatuata sotto l'occhio e una barba leggermente lunga. Un fascino che probabilmente la conquista. È in quel momento che il cuore di Laura comincia a battere forte per Mario, nonostante sia stato condannato per aver partecipato con calci e pugni all'omicidio brutale di un giovane disarmato, finito con una violenza crudele mentre giaceva agonizzante. Nonostante le circostanze, i due decidono di coronare il loro amore con il matrimonio, anche se non hanno molte opzioni per il luogo della cerimonia e si accontentano della cappella del carcere. La loro unione avviene con un rito civile e pochi invitati, i genitori, alcuni amici e un compagno di cella di Mario. Le fotografie sono vietate dalle rigide regole carcerarie, salvo autorizzazione della direttrice del carcere, Patrizia Bravetti, che potrebbe concederne al massimo un paio. Dopo la cerimonia, ognuno torna ai propri spazi, Mario in carcere e Laura a casa ad aspettarlo. Tuttavia, ora che è diventata la moglie di Mario, Laura potrà incontrare suo marito una volta alla settimana durante i colloqui previsti. Nonostante la condanna a 21 anni, il futuro del loro amore è incerto. Con buona condotta, permessi premio e semilibertà, potrebbero ritrovarsi mano nella mano tra una decina di anni.
È importante per Pincarelli avere l'opportunità di costruire un futuro, ma purtroppo Willy non avrà mai questa possibilità.